27 aprile. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Romani 5, 20. Cambiare il corso della vita. Ciò che si cerca di fare quando imperversa un temporale è adeguarsi alla circostanza. Ci sarà chi indosserà un impermeabile, chi si procurerà un ombrello, ma nessuno penserà di mettersi a passeggiare sotto la pioggia senza bagnarsi. Se tutto è così scontato, verrà quasi spontaneo convincersi che nulla potrà cambiare il corso della propria vita. Ma ciò non è vero se affidiamo la nostra vita nelle mani del Signore. Il Signore ha dichiarato che il peccatore può cambiare, e con esso il suo destino eterno. Egli ha concesso a ciascuno di noi un dono immeritato. Dio ha donato il suo figliuolo. Sta a te cogliere questa opportunità. Sappi che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma per la fede in Cristo questo può cambiare. Chiedi al Signore di liberarti da quella condizione, accetta Cristo Gesù nella tua vita come tuo personale salvatore e comprenderai che ciò che è scontato per gli uomini non lo è per il Signore. Egli può operare nella tua vita più di quanto pensi.